Si riparte e si crea un asse tra Firenze, la sede del Consiglio regionale, e San Francisco, sì, la culla dell'innovazione, con un'iniziativa del Consiglio regionale che c'è stata in questi giorni, anzi in queste ultime ore. Vediamo. All'interno di Innovit, il centro promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'Ambasciata d'Italia a Washington e il Consolato Generale a San Francisco, giovedì 7 settembre è stato inaugurato lo Spazio Toscano, che vuole sostenere le start-up e le iniziative imprenditoriali della nostra regione più innovative nel cuore della Silicon Valley. Ascolteremo i primi commenti. Nei prossimi giorni riprende anche tutta l'attività del Consiglio regionale. Alla vigilia abbiamo chiesto ai capigruppo di indicarci le vere priorità secondo loro in questa fase. Al centro soprattutto c'è la decisione sul nuovo attesissimo piano dei rifiuti. Intanto a Palazzo del Pegaso si presentano nuove iniziative, una coinvolgerà tutta la città di Pisa, soprattutto nel weekend del 23-24 settembre. È il raduno nazionale dei marinai d'Italia, saranno in migliaia, forse più di 10.000, a sfilare la domenica sui Lungarni. E poi si è parlato del libro antico e raro che avrà la sua culla a Montepulciano e del Memorial Paolo Rossi nell'Aretino. I ragazzi della terza della scuola secondaria di Capoliveri durante l'anno scolastico hanno scritto un giallo, anzi Capoliveri in giallo, in paese tutti sanno. Vedremo le immagini e sentiremo anche questi giovanissimi scrittori. Ed ecco le prime immagini dell'inaugurazione di Casa Toscana a San Francisco, avvenuta nella notte italiana tra giovedì e venerdì. Sarà un punto di riferimento per tante imprese toscane e per le start-up. La delegazione del Consiglio regionale che ha promosso questa apertura era composta dal presidente e dai due vicepresidenti. Un luogo di incontro, di formazione per le start-up toscane. Avranno uno spazio dove poter crescere, dove poter conoscere il mercato americano, dove poter incontrare investitori, e ci piacerebbe poi che questi investitori venissero sul nostro territorio. Ci lavoriamo da più di un anno e sono anche un po' emozionato nel dire che siamo la prima regione italiana che mette a disposizione le nostre imprese, le imprese più giovani, tutto questo. Prima della partenza avevamo registrato anche le opinioni dei due vicepresidenti, convinti che questa adesso possa essere davvero un'occasione importante per la nostra imprenditoria più innovativa. Siamo certi che le start-up innovative toscane ne avranno un vantaggio, ecco, saremo a monitorare bene che tutto ciò accada, e nel nostro compito istituzionale quello di essere, ecco, costruttivi e utili nei confronti dei cittadini tutti e anche delle imprese. Un'opportunità di interscambio anche culturale, imprenditoriale, ma soprattutto un'opportunità che il Consiglio regionale mette a disposizione dei nostri giovani, delle nostre imprese, per creare una sinergia sempre maggiore, non soltanto con l'America ma con tutto il mondo. Un'opportunità di internazionalizzare la nostra economia, la Toscana che promuove se stessa, nel promuovere se stessa ovviamente entra in relazione con il resto del mondo. Pochi giorni, poche ore ormai alla ripresa di tutta l'attività del Consiglio regionale dopo la pausa di agosto. Ma su cosa dovrà lavorare l'Assemblea regionale nei prossimi giorni, nelle prossime settimane? Beh, prima della pausa estiva abbiamo sentito alcuni consiglieri. Sono direttamente i capigruppo ad esprimersi, lo hanno fatto all'indomani dell'approvazione del nuovo programma regionale di sviluppo. Partiamo dalla maggioranza. Ecco il capogruppo del PD. Apriremo con impegni altrettanto importanti, uno tra tutti il piano dei rifiuti, che ha avuto, come dire, un'importante gestazione nell'ambito della commissione, che ha fatto un grande lavoro di audizione, e a settembre ci troveremo ad affrontare questo tema e ad approvare il piano. Avremo poi la proposta per quanto riguarda la realizzazione di Toscana Strade, ma poi inizieremo anche a ragionare del prossimo bilancio, quello che riguarda il 24. E quando parliamo di bilancio sappiamo che tutti i temi sono toccati, e quindi inizieremo a fare una verifica di quella che è l'attuazione della risoluzione che abbiamo approvato alla fine degli Stati Generali per quanto riguarda la sanità, e avremo, dire, questo importante momento di confronto con la società toscana per
vedere quello che sarà possibile allocare anche come risorse e quindi trasformare in progetti attraverso il bilancio per l'anno successivo. Rifà eco Stefano Scaramelli di Italia Viva, che insiste in maniera particolare sull'importanza del piano dei rifiuti, che dice richiederà scelte nette molto concrete. Superato il piano regionale di sviluppo, un passaggio importante per la maggioranza riguarderà il piano dei rifiuti, e non solo, sarà un settembre caldo, non soltanto climatico, perché dovremo definire e avere coraggio. Noi abbiamo chiesto che il piano regionale dei rifiuti sia un piano di sviluppo economico, un piano di carattere industriale, dove il rifiuto diventa un elemento e un valore per la Toscana. Non si deve soltanto smaltire, non si deve soltanto riciclare, ma si deve trasformare in energia. Questa potrebbe essere una grandissima opportunità. Dentro il piano noi siamo disponibili a ragionare anche su un ambito unico regionale che possa fare di un fabbisogno unico regionale la possibilità di fare programmazione, quindi anche la localizzazione degli impianti diffusi su tutto il territorio regionale. La Toscana o pensa da Toscana in grande rispetto a questo grande tema, o altrimenti perderà questa sfida. Servirà coraggio, servirà capacità di assumersi responsabilità e di fare delle scelte. Noi siamo disponibili anche a una questione che in queste ore non si vorrebbe affrontare, cioè quella della localizzazione degli impianti. Serve dare risposte importanti non soltanto sulla termovalorizzazione, non soltanto sulla trasformazione del prodotto, ma anche sul riutilizzo di aree come quella per esempio di Livorno, che potrebbe essere ovviamente valorizzata dentro un percorso anche di riqualificazione e soprattutto di occupazione molto importante. Andiamo dalle opposizioni, soprattutto di lavoro e infrastrutture, parla il capogruppo di Fratelli d'Italia. Noi non mettiamo mano alle infrastrutture, oggi forse siamo attrattivi, ma tra 20 anni non lo saremo più per nessuno, e noi dobbiamo pensare a quello che succederà tra 20 anni, non a quello che succede oggi. Quindi primo tema. E il secondo, spero sia una Toscana un po' più unita, nel senso connessa. Ne abbiamo parlato in aula, io mi auguro che a settembre parta questa sfida. Oggi ci sono più di 40 comuni in Toscana, 40 comuni in Toscana in cui non esiste il segnale cellulare, in cui non esiste una copertura internet, e questo non significa che i bambini di quei comuni non possono giocare ai videogiochi sull'iPad. Questo significa che una giovane coppia che deve scegliere dove comprare casa, tra scegliere di comprarla in un comune A, dove c'è un segnale cellulare, o scegliere di comprare un comune B, dove questo segnale non c'è, sapendo e avendo imparato sulla nostra pelle che sempre più spesso si potrà ricorrere allo smart working, al lavoro da casa, alla videoconferenza, non la compra la casa dove non c'è un segnale di copertura internet. Un'azienda che deve aprire un nuovo capannone non lo fa in un comune dove non c'è la fibra, perché è fuori dal mondo, perché parte già non competitiva prima ancora di aprire. E avere 40 comuni e una porzione enorme di territorio, soprattutto nel nord-ovest della regione, ancora non coperta dalle infrastrutture digitali, è un gap che la Toscana paga in maniera enorme. Fratelli d'Italia adesso conta un consigliere in più, anzi una consigliera, Elisa Tozzi, infatti, ha annunciato il suo passaggio dal gruppo misto. La Lega intanto fa quarrato con il centrodestra, ed ecco la capogruppo Elena Meini. Partirà in primis una discussione che è già iniziata in parte su quello che è proprio il piano dei rifiuti. Lo attendevamo da tempo e quindi su quello ci batteremo fortissimo, perché appunto noi abbiamo una linea, una strategicità diversa su quelli che sono i servizi che la Toscana deve offrire ai propri cittadini e alle proprie imprese. Partiremo anche come centrodestra con una serie di proposte. Tutto partirà con una conferenza, una delle prime conferenze programmatiche di centrodestra, indetta proprio dai tre capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma non sarà l'unica, perché da lì partirà un progetto condiviso con tutti i nostri sindaci della Toscana, i nostri parlamentari e i nostri coordinatori, dove batteremo tantissimi temi, dall'ambiente alla sanità, alle infrastrutture, alla cultura, alla scuola e allo sport, perché da lì partiranno le nostre proposte per Toscana 2025. L'orizzonte delle elezioni è quello che sta dietro anche all'intervento del capogruppo di Forza Italia, un gruppo, quello di Forza Italia, che adesso passa da uno a due consiglieri, perché arriva Maurizio Sguanci da Italia Viva. La visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa. Penso al tema dei rifiuti, penso alla sanità, penso ai distretti industriali, penso al tema dei mari, penso al tema dei porti, penso alle infrastrutture toscane, insieme ai sindaci, ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali, ai nostri dirigenti di partito, costruiremo insieme questo bellissimo percorso. Il terzo schieramento è quello del Movimento 5 Stelle. La capogruppo Galletti è molto critica con la maggioranza e indica le sue priorità, riprendendo alcuni dei temi emersi durante proprio la discussione del PRS.
da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR, e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, su cui tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche, molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a 2-3 velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. E poi ci sono tantissimi eventi, uno in particolare ha attratto la nostra attenzione ed è il grande raduno nazionale dei marinai d'Italia che si svolgerà a Pisa il 23 e il 24 settembre, ma sarà preceduto in quella che è la settimana del mare, è stata definita così, da tante altre iniziative aperte alla cittadinanza e destinate soprattutto ai giovani. Sarà una grande festa e un piacere per tutti noi ritornare in Toscana, perché nel 70 alla sesta edizione eravamo qui a Firenze. Mancava da così tanto tempo in Toscana? Sì, tanto tempo, fermo restando che per noi marinai la Toscana è sempre nel cuore per vari motivi, e quindi il ritorno qui per noi è un grande piacere e speriamo veramente di poterlo condividere con tutti i cittadini. Cosa accadrà in quei giorni? Innanzitutto una grande festa. Noi, a differenza delle altre associazioni, il raduno lo facciamo ogni 4 anni, ma c'è un motivo, perché in realtà non dura solo un fine settimana, ma è un periodo molto più lungo che noi dedichiamo a parlare di marittimità, soprattutto rivolta ai giovani. Ci sono molte attività, molte conferenze e presentazioni presso le scuole, e questo è importante. È importante che venga capito a tutti i livelli, dai più giovani ai più anziani, il ruolo del mare e chi, meglio dei marinai, hanno questa possibilità. Loro vivono e lavorano sul mare e capiscono e possono essere il tramite giusto per parlare del mare e della sua importanza. Insomma, sarà un'intera città in festa e per tutta la settimana, dal 17 al 24 settembre, grazie anche all'impegno instancabile del gruppo di Pisa dell'Associazione Marinai d'Italia. I gruppi coinvolti sono 414 e arrivano da tutta l'Italia, come appunto sappiamo, dal nord al sud, dalle isole, e quindi saremo in grande numero per fare questa attività. La macchina organizzativa sicuramente è molto complessa, gestita dal nazionale, ma voi avete un peso in più a Pisa. Certo, devo dire che noi abbiamo avuto la massima collaborazione dell'amministrazione comunale, che fin dall'inizio ha appoggiato il nostro progetto. La presidenza nazionale l'ha valutato insieme a altre proposte e noi come Repubblica Marinara, ma poi anche come Marina Stefaniana, perché Pisa, come sapete, ha delle grandi tradizioni marinare, no? Perché nel passato con la Repubblica, ma poi dopo, a tempi di Cosimo I, c'era questa Marina Stefaniana e il Palazzo della Carovana, che è in piazza Santo Stefano, in piazza dei Cavalieri, praticamente è stata la prima accademia navale, perché facevano 3 anni, dopodiché imbarcavano nel periodo estivo e andavano a fare le campagne in terra crociata. Alla conferenza stampa di presentazione, lo vediamo, è intervenuto il presidente del Consiglio regionale. L'evento avrà una grande rilevanza per tutta la Toscana.
Questo è un evento importante, un evento che non riguarda solo Pisa, non riguarda solo la costa, ma la Toscana tutta è orgogliosa di ospitare questo momento, il Raduno Nazionale dei Marinai d'Italia. Sarà una settimana lunga, densa di impegni, densa di appuntamenti, il clou sarà il 23 e il 24 di settembre e noi vogliamo dimostrare di essere quella terra accogliente che siamo. Pisa è stata sempre una città che è cresciuta guardando al mare e non è un caso che ancora oggi nel simbolo della nostra Marina Militare ci sia la croce pisana ed è bello poter ospitare questo momento e dire grazie alle donne e agli uomini della Marina che svolgono un lavoro fondamentale per la nostra città, per la nostra regione, per il nostro paese. Sempre nel weekend del 23 e 24 settembre Montepulciano diventerà la città del libro antico e raro e ci sarà un'attenzione particolare per i più giovani. L'obiettivo principale per un settantenne come me è quello di coinvolgere i giovani dei licei e come voi vedrete si comincia martedì 19 settembre con un incontro da avvocato in pensione, potrei definirlo prodromico della due giorni del fine settimana, proprio ai licei di Montepulciano. E grazie a questa collaborata e consolidata attività tra l'amministrazione comunale e i licei di Montepulciano, non dimentichiamo che a Montepulciano c'è il liceo classico, scientifico, linguistico, quello che una volta era chiamato magistrale, ora non scienze umane, insomma, io sono rimasto un po' indietro, ma insomma c'è. Ecco, quest'anno la mostra è stata organizzata insieme a loro, i cataloghi sono stati redatti, compilati, studiati insieme ad un gruppo nutrito di studentesse e di studenti dei licei, ovviamente guidati da un gruppetto di professori molto qualificati. Il risultato secondo me è semplicemente ottimo. Vedrà un'esposizione di circa 100 libri e stampe antiche, ma anche tanti convegni, salotti letterari con personalità della cultura e la collaborazione anche dei licei poliziani, appunto una ventina di studenti potranno illustrare le ricerche che hanno fatto nel corso di questi mesi precedenti a questa prima edizione. È sicuramente un evento culturale che arricchisce la nostra offerta culturale che si aggiunge a tanti altri eventi di importanza notevole, ma anche diciamo dà un certo prestigio alla nostra città, quindi il nostro obiettivo è sicuramente quello di andare diciamo a rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini residenti, ma anche di andare nella direzione di attrarre a Montepulciano un turismo più consapevole, sostenibile, legato praticamente ad eventi culturali che si svolgono proprio nel nostro territorio. Alla conferenza stampa ci sono anche la consigliera Rosignoli e la presidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale, Cristina Giachi. È una bellissima prima volta questa della rassegna Montepulciano dedicata al libro antico e raro. Può sembrare una cosa di nicchia che interessa solo agli addetti ai lavori o a pochi appassionati, ma in realtà questa è una rassegna ambiziosa che vuol coinvolgere studenti, studiosi, che aspira a usare questo oggetto affascinante che è un libro antico, del quale noi a volte, proprio per aver usato così tanti libri, non cogliamo il valore esotico in tempi di comunicazione telematica, di uso del web, di smaterializzazione anche della lettura e del sapere. Ma invece per tanti giovani il libro può diventare un oggetto esotico, di culto, un oggetto da collezione. Credo che sia un'ottima occasione questa che Montepulciano sta cogliendo di promuovere attraverso l'oggetto libro la cultura della nostra storia e poi anche la cultura in generale, un rapporto con il sapere, con la lettura che assume anche una veste appunto quella di rapporto con gli oggetti, di collezionismo degli oggetti. E poi c'è lo sport con il secondo Memorial Paolo Rossi, questo fine settimana a Bucine e Montevarchi, ci sono 200 giovanissimi calciatori, tutti under 15 di 8 squadre, 4 professionistiche e 4 dilettantistiche. L'organizzazione è stata dell'Accademia Italia Paolo Rossi, ha coinvolto direttamente il territorio e le amministrazioni comunali. Sono i luoghi questi nei quali il campione ha vissuto dopo il suo ritiro dal calcio.
Adesso idealmente andiamo all'Isola d'Elba, a Capoliveri, perché gli studenti della terza A della scuola secondaria proprio di Capoliveri con la loro insegnante Elena Maestrini hanno scritto un libro giallo edito da Persefone, non a caso, si intitola Capoliveri in giallo, in paese tutti sanno, e ha suscitato già molto interesse. Ora sono qui nella sede del Consiglio regionale e vengono ricevuti dal consigliere portavoce dell'opposizione, che è anche lui un elbano. Si respira proprio all'interno di questo libro anche l'aria di un tramonto caldo, piuttosto che l'esperienza che si può vivere con le miniere di calamita a Capoliveri, e poi chiaramente tutto viene portato anche nell'ambito turistico. C'è un paese che vive a due velocità, quella estiva turistica dove ci sono tantissime persone, e poi quella velocità un po' più lenta, un po' più malinconica dell'inverno. E poi c'è il giallo, che è il motore che porta questa armonia, appunto, fino ad arrivare quasi come in tutti i gialli ad una soluzione che sembrava quella, ma per colpa di un pettegolezzo in realtà l'investigatrice probabilmente andava su una strada sbagliata. C'è anche un significato solidale di questo progetto: il ricavato delle offerte per il libro infatti andrà in beneficenza. Ma come è nata questa idea lo spiega l'insegnante, che riceve una riproduzione del Pegaso alato, simbolo della regione toscana, e insieme ai suoi allievi anche una copia della Costituzione e una dello Statuto regionale. Questo progetto è nato perché ho una classe eccezionale che sin dalla prima si sono rivelati molto molto creativi, quindi tutta questa creatività doveva approdare a qualcosa, e arrivati in terza siamo arrivati a questo libro attraverso l'osservazione del nostro territorio. Noi siamo una piccola isola, veniamo dal lontano est della regione, però anche noi abbiamo le nostre bellezze, le nostre storie da raccontare. I ragazzi sono molto curiosi, quindi hanno iniziato ad andare nelle botteghe tipiche del paese e hanno iniziato a creare dei personaggi un po' ispirati a quelli reali e un po' no. Poi abbiamo curato il genere giallo a scuola, e quindi sono venute fuori delle storie e ambientati a Capoliveri con lo schema classico, la struttura classica del genere. E abbiamo lavorato, è stata una scrittura a 40 mani, loro sono 20, 40 e mezzo la mia, insomma, di supervisione, e è venuto fuori questo libro, questo giallo, con tutti gli incastri abbastanza riusciti. I protagonisti per un giorno però sono i ragazzi, che leggono alcune parti del libro accompagnandole con la musica. Secondo me sono tutte storie che hanno l'essenza di Capoliveri nel loro modo, diciamo, perché raccontano la vera nostra esperienza che abbiamo con il paese e soprattutto quella delle persone che l'hanno vissuto prima di noi. È stata un'esperienza molto divertente che ci ha unito molto di più di quanto noi già lo fossimo. Abbiamo fatto gruppo, abbiamo collaborato tra di noi, i gruppi hanno collaborato anche tra di loro. Con i nostri giovanissimi scrittori chiudiamo una puntata cominciata nel segno dell'innovazione. Vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, 15 settembre, sempre alle 21:10, sempre dopo il nostro TG della sera.